Da lunedì 15 presso la Biblioteca Brau in Piazza Bellini prende il via la settimana di sperimentazione dei prodotti e delle applicazioni del progetto Orchestra, iniziativa che mira alla valorizzazione del patrimonio culturale di Napoli attraverso soluzioni tecnologiche che aiutano a conoscere il territorio e le sue risorse. Si basa su una piattaforma informatica in fase di ultimazione che sarà in grado di offrire a cittadini e turisti tutte le informazioni utili per muoversi in città in un'unica interfaccia. Quindi pianificare facilmente una visita, selezionare i punti di interesse preferiti e creare un itinerario personalizzato. Un progetto che ha provato in qualche modo a mettere anche in rete tutte le tantissime iniziative che si sono a Napoli, una città iperattiva da questo punto di vista. Sono tantissime le associazioni culturali, gli operatori del mondo della cultura che realizzano iniziative e il portale che è stato realizzato, la piattaforma che è stata realizzata, vuole essere pronta ad accogliere chiunque voglia mettere in evidenza ed esporre le proprie iniziative, i propri eventi, le proprie manifestazioni. E fino a venerdì 19 a Piazza Bellini si potranno sperimentare anche alcune delle applicazioni collegate alla piattaforma realizzate dai ricercatori coinvolti nel progetto, dai cassonetti intelligenti per la raccolta della plastica agli occhiali smart che sovrappongono al campo visivo dell'utente livelli informativi aggiuntivi con cui interagire in modalità touch. È una grande opportunità per il turista che arriva in città di avere tutte le informazioni sulla mobilità, sulla infomobilità e chiaramente con attenzione particolare anche le altre sperimentazioni smart city che abbiamo in corso su bike e su car sharing, quindi diciamo è una settimana che vorremmo che tutti venissero qui a visitare e poi questo è un luogo che noi vogliamo lasciare aperto come uno sportello smart city per la città. Questo è un pezzo del nostro sistema Smart Waste, il cassonetto intelligente, quello che si interfaccerà con l'utente, il cittadino o il turista, dove sarà possibile conferire delle bottigline in plastica, in PET, ricevere dei buoni sconto o degli omaggi e andarli poi successivamente a ritirare presso gli esercenti della zona che partecipano all'iniziativa.